Sulla riforma della sanità che sta organizzando la Regione, una nuova tegola, ieri i rettori in commissione hanno detto di no a quella che è questa proposta di usare dei supercommissari per il passaggio tra le aziende ospedaliere universitarie e queste aziende che dovrebbero gestire la sanità. Questo mettersi di traverso, come potrebbe incidere sull'andamento di questa riforma? Ma sicuramente rischia di rallentarla, ecco, e soprattutto deve mettere sull'avviso la giunta regionale che una riforma così concepita con questa riorganizzazione burocratica e dovrebbe servire per snellire e almeno così nel giudizio dei rettori non solo rischia di appesantirla, deve vedere qualche modifica. Ecco. Non credo che in 2 mesi sia possibile portare fino in fondo una legge con queste riserve iniziali. L'obiettivo è quello di avere una migliore riorganizzazione che consenta i risparmi necessari, garantendo livelli di assistenza addirittura superiori a quelli attuali. Quindi riuscirete a trovare questa quadro, perlomeno ci proverete? Assolutamente, perché di questa riforma c'è assoluta necessità. In Toscana quest'anno per la sanità ci sono 180 milioni di euro in meno ed è un'impresa titanica garantire almeno tutto quello che veniva garantito prima con tutti questi soldi in meno.